Archeologia, storia e ambiente in movimento per tutti, pur restando comodamente seduti. È questa la filosofia del Salento Bar Camp, andato in scena nella splendida cornice del castello aragonese di Castro, all'ombra del tempio di Castrum Minerve, posto sotto l'egida della dea Atena, ritornata alla luce dalla cenere del tempo. In un'atmosfera pervasa di echi del passato, il 31 luglio 2013, dal primo pomeriggio a tarda notte, si sono susseguite a sprombattuto conferenze informali, dove i ruoli di relatore e di pubblico si sono fusi e confusi, creando condivisione e partecipazione su tematiche quali la storia, la cultura, l'archeologia, l'ambiente e lo sport, accendendo un faro sul Parco Naturale Regionale Costa Otranto, Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase, e trattando il tema trasversale dell'accessibilità ai beni culturali comuni, siano essi storico, artistici che naturalistici. Promotore e sostenitore dell'iniziativa il Comitato Territoriale di Lecce WISP, partner del progetto Grecia-Italia Parks Without Borders e di altri progetti volti a favorire lo sport come modello di inclusione sociale ed integrazione, nonché prezioso strumento di valorizzazione del territorio, traboccante di preziosi tesori naturali custoditi nello scrigno del Salento. Già nel biennio 2009-2011 la WISP Lecce ha promosso il progetto A Vista nel Parco, sostenuto anche dalla Fondazione Con il Sud per la valorizzazione e tutela del Parco Otranto Leuca. Obiettivo del Bar Camp, sostenuto dalla Fondazione Moschettini, del Comune di Poggiardo e dal Parco Otranto Leuca, oltre alla WISP, è stato quello di affrontare e suggerire temi di interesse comune per avviare riflessioni, condividere problematiche e metodologie cercando nuove soluzioni proposte dal basso e stimolate direttamente dai cittadini e dalle organizzazioni portatrici di interesse. I filoni del Bar Camp di Castro sono stati ambiente e sport, nello specifico natura e biodiversità, cibo e prodotti dei parchi, sport tradizionali e innovativi, il sistema delle aree protette, oltre a cultura, storia e archeologia, spalancando gli orizzonti sulla civiltà messapica della Magna Grecia, tra storia e leggenda, su nuove tecnologie applicate alla storia e l'archeologia, sul turismo archeologico. Nel cuore del borgo antico, a picco sul mare, non solo è stato instaurato un dialogo attraverso presentazioni di studi e ricerche, ma anche su estemporanee artistiche ed artigianali con il laboratorio Sensimenti a cura dell'associazione MAT. E su richiesta è stato possibile fare un tuffo nel passato partecipando ad un'affascinante incursione nell'area archeologica di Castro. E dopo i lavori la serata è stata accesa dal ritmo della musica dell'estate salentina che ha accompagnato la degustazione di prodotti tipici locali innaffiati da vino dei vitigni autoctoni. Il Bar Camp, nato dal desiderio dei partecipanti di condividere e apprendere in un contesto aperto e libero da condizionamenti, si è rivelato un momento ricco di interazione creativa e discussione costruttiva. Non a caso il termine affonda le radici in una rete internazionale di non conferenze aperte, i cui contenuti sono proposti da un pubblico eterogeneo di esperti ed appassionati del settore su tematiche di comune interesse. Il contesto e le progettualità che sono alla base del Bar Camp hanno suggerito anche temi di discussione, in primis ambiente e archeologia. Un binomio vincente, esaltato dalla valenza culturale di Castro, sia sotto il profilo storico, artistico e archeologico, sia ambientale, naturalistico, annoverando lo sport come filosofia del movimento, senza prescindere dal tema trasversale dell'accessibilità dei luoghi, tema sposato dal Parco Otranto Leuca. L'evento, che ha riscosso un notevole successo, è stato promosso nell'ambito di 4 progetti, a partire da Viaggi nella Terra di Mezzo, nato dall'esigenza di tutelare, promuovere e diffondere il ricco patrimonio messapico, pertinente a quella che per gli antichi greci era la Messapia. L'intervento di valorizzazione intende mettere a sistema una parte preponderante dei beni messapici visitabili,
storici, archeologici, museali, immersi nello scenario dei beni ambientali e paesaggistici presenti nelle tre province di Lecce, Brindisi e Taranto, al fine di realizzare dei prodotti turistici vendibili attraverso il lancio di itinerari già testati, utilizzando prevalentemente la mobilità slow, in particolare percorsi a tratte strutturate dalle ferrovie sud-est, biciclette e piste ciclabili, bus e bus elettrici. Palazzo Moschettini a Copertino è candidato ad ospitare entro breve il Centro Polifunzionale Formativo Messapico, divenendo il centro di coordinamento dell'iniziativa. Le Ferrovie del Sud-Est rappresentano la rete viaria prioritariamente utilizzata per raggiungere i siti messapici, mentre i beni messapici individuati ne rappresentano le mete da visitare, promuovere e valorizzare, muovendo flussi di turisti e scolaresche sulla scia di un turismo culturale e non più condizionato da sole e da mare. Accanto alla rete fisica è stata mobilitata anche una rete di oltre 200 partners di sviluppo, impegnati a contribuire al rilancio dei luoghi identitari del Salento. Altro progetto, Parks Without Borders, promosso da lead partner Parco Naturale Regionale, Costa Otranto Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase, in partnership con la WISP, Comitato Territoriale di Lecce, e i comuni ellenici di Corfù e Zagorì. Scaturito dall'esigenza di valorizzare la dimensione sociale di aree naturali che risultano spesso inaccessibili alle fasce più deboli della popolazione, in particolare bambini, anziani e persone disabili, il progetto prevede l'inclusione di tali soggetti attraverso mirate politiche sociali, condizione imprescindibile per il raggiungimento di uno sviluppo territoriale reale e integrato. Le aree protette prese in considerazione sono tre, di cui una in Italia, Parco Costa Otranto Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase, e due in Grecia, ossia l'area naturale protetta del lago di Corissiono nell'isola di Corfù ed il Parco Nazionale Nord Pindos, ubicato nella Grecia nord-occidentale, nella regione dell'Epiro. Il progetto, finanziato nell'ambito dell'Interreg Grecia-Italia 2007-2013, si propone di valorizzare e promuovere il bene comune, la gestione delle risorse naturali, la prevenzione dei rischi naturali e tecnologici attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale della Grecia e dell'Italia. Il tema centrale e trasversale, condiviso da tutte le azioni intraprese, è l'accessibilità ai beni naturali e culturali presenti nei parchi e appartenenti a tutti. Lo sport è un ulteriore tema che funge come elemento associativo e comunicativo di tutto il progetto. I mezzi e le azioni, che hanno lo scopo finale di creare un vero e proprio scambio trasfrontaliero e una promozione dei territori, sono infrastrutture e attrezzature, tra le quali progettare e realizzare zone naturali facilitate o accessibili, cartelli e manifesti, attrezzature mobili, prevenzione dei rischi naturali e tecnologici, che comprende due azioni specifiche, prevenzione incendi e mappatura dei siti pericolosi nel parco, coinvolgimento alla sostenibilità ambientale e conservazione dell'ambiente naturale mediante l'interessamento della popolazione locale e azioni sostenibili nel parco, organizzazione e gestione delle risorse naturali attraverso la realizzazione di un piano di marketing territoriale, la mappatura delle zone naturali facilitate e l'istituzione dei guardiani del parco. Per la divulgazione dei risultati del progetto sono previsti convegni, seminari, incontri e conferenze nel corso di convention internazionali al fine di garantire lo scambio di esperienze tra partner transnazionali, ma anche in tutto il bacino del Mediterraneo. Ulteriore progetto collaterale, un porto in ogni borgo, che muove i primi passi grazie al piano di rigenerazione urbana finanziato con i fondi del Por Puglia 2007-2013. Il progetto coinvolge quattro comuni del Basso Salento, con capofila il comune di Poggiardo.
per quanto concerne le diverse finalità dettate da peculiarità territoriali, Poggiardo, porto delle arti e dei mestieri, prevede un laboratorio, osservatorio e centro studi per l'artigianato locale e gli antichi mestieri, che ha l'obiettivo di integrarsi con gli artigiani locali e creare un laboratorio urbano artigianale aperto, affacciandosi anche al mondo dell'innovazione tecnologica allo scopo di far comprendere come questa possa operare in favore del rilancio dell'artigianato locale. Castro, porto della storia e dell'archeologia, mira ad attivare un laboratorio, osservatorio e centro studi sulla storia e archeologia, volta al sostegno dei promettenti scavi archeologici ancora in corso, nonché della cultura e delle tradizioni locali che hanno plasmato la storia di questo comune e di quelli del comprensorio. Minervino di Lecce, porto della sostenibilità, focalizza l'obiettivo su laboratorio, osservatorio e centro studi, al fine di operare scelte sostenibili per il territorio, con particolare riguardo alle energie alternative e al fotovoltaico. Infine, Santa Cesarea Terme, porto del gusto e del benessere, si propone di realizzare un osservatorio e centro studi sul gusto, la gastronomia locale e sul benessere psicofisico dei turisti e di quanti intendono scegliere Santa Cesarea Terme e i comuni del comprensorio come mete per il relax e le vacanze lungo il litorale tra i più suggestivi del bel paese. Infine, viaggi nel mondo dei messapi. Sostenuto dalla Fondazione BNC di Roma, il progetto, che naviga a vele spiegate, rappresenta l'evoluzione naturale del progetto Viaggi nella Terra di Mezzo, intervenendo sulle azioni che non sono approfondite dal progetto madre, ossia realizzare itinerari e pacchetti turistici in favore dei soggetti svantaggiati ed in particolare diversamente abili, anziani e giovani a rischio. Il progetto Viaggi nel mondo dei messapi, innestandosi al progetto madre, che coinvolge queste tre categorie nella gestione sia degli itinerari sia dei pacchetti turistici, ma non nella fase di loro ideazione se non come beneficiari finali, intende invece coinvolgere attivamente i soggetti svantaggiati in tre azioni ben precise: pianificazione e progettazione di itinerari e pacchetti turistici rivolti prevalentemente ai soggetti svantaggiati, test degli itinerari turistici in favore dei soggetti svantaggiati, realizzazione di pacchetti turistici rivolti a soggetti svantaggiati utilizzando la mobilità slow, treni, bus e biciclette. Su questi binari ha viaggiato e continuerà a viaggiare sino al capolinea il Salento Bar Camp, incentrato su consolidamento e sviluppo delle reti progettuali, con l'obiettivo di condividere e rilanciare la strategia comunicativa di un evento destinato a fare scuola, divenendo un modello pionieristico da imitare per i suoi risvolti a cascata.